Che politica fa il PD? Che politica fa il PD? Affannato, per non dire disperato. È talmente ho sentito tante cose che ci vorrebbe 20 minuti per rispondere. Cerco di essere un po' moderato. Il problema è che abbiamo parlato, o hanno parlato per un'ora, ma non hanno mai messo in mezzo a tutto questo gli italiani. Gli italiani non se ne è mai parlato. Parliamo di cose importanti, ma quando io esco da qua, quando questi signori, loro politici, senatori, onorevoli, se ne vanno a casa, basta fare il giro dell'angolo qua, se prima di scappare li porto io, qua dietro, dietro la via qua appena esci dalla televisione, ci sono accampati in mezzo alla strada rom romeni che fanno quello che vogliono, mettono il tavolo in mezzo alla strada, l'italiano non è più padrone a casa sua. Continuano ad arrivare migliaia di persone qui e non si sa per che cosa, perché arrivano, perché facciamo guerre. La Libia, ho sentito parlare, portiamo la democrazia in quei paesi, ma portiamo che cosa? Portiamo che cosa? Che quando hanno abbattuto Gheddafi è arrivato qua tutto il casino, lo sapevamo tutti, tutti, che con quello che ha fatto la Francia e l'Inghilterra bombardando la Libia si sarebbe creato il casino. Dicono che vanno a bombardare in Siria, che cosa fate? Vi autobombardate? Visto che l'ISIS l'avete creato voi, l'avete creato l'ISIS. Ci sono i paesi NATO che finanziano l'ISIS. Andiamo in Arabia Saudita, il PD, a leccare il culo all'Arabia Saudita, che è uno dei primi finanziatori dell'ISIS con le armi e il Qatar. Che politica cosa sta facendo? Che politica fa il PD? Che politica fa il PD? A Kiev c'è stato un colpo di Stato, non lo dico io, finanziato dal signor Soros e anche il PD, partito che arriva dalla sinistra, ed erano in mezzo a manifestare in mezzo alle bandiere neonaziste. Ci sono migliaia di morti lì che chiedono vendetta. Sì, però nessuno è il PD, le avete creati voi le guerre, le avete creati voi i casini, le avete creati voi i bombardamenti. Siete voi europei con gli Stati Uniti che avete creato la Francia, l'Inghilterra, avete bombardato l'India e tutte queste cose. Gli immigrati, i profughi, li avete creati voi. Lorenzo, voi li avete creati, Lorenzo, vi dovreste vergognare la parte dell'accusa cose. Però e l'italiano subisce tutto questo in casa sua.